Prosegue la campagna della nostra testata, la TGR, dedicata alla sicurezza sul lavoro, rischi, norme, regole non rispettate, ma anche buone pratiche. Oggi ci occupiamo dell'edilizia, che è uno dei settori a più alto rischio, a più alto tasso di infortuni, dove la sicurezza è anche un problema di psicologia. Scopriamo perché nel servizio di Silvia Zerilli. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un elemento da cui ormai non si prescinde, che si compone di regole da applicare per legge. Ma i lavoratori come percepiscono i comportamenti da mettere in atto per la loro incolumità? Quanto conta ad esempio l'elemento psicologico in un settore come quello dell'edilizia, con una presenza quasi totalmente maschile in cui la performance fisica può essere vissuta come sfida alle proprie capacità? A volte si può dimenticare la sicurezza per fare una prestazione, per dire io tanto sono capace. Sicuramente sì, però questo non esclude il fatto che la sicurezza, anche se si è forti, si è grossi, bisogna adottarla sempre, in qualsiasi caso. Quali sono gli atteggiamenti magari che vede in questo senso? Magari soprattutto per il caschetto o addirittura l'imbragatura, si cerca sempre di farne a meno, pensando che a livello personale non capiti mai niente, ma questo non è mai così. Poi anche la fretta di finire, che magari con le cose di sicurezza ti rallenta un po' il lavoro, quelle cose lì. Lì sta tanto alla persona di dire metto i guanti perché rischio di tagliarmi le mani o la cintura perché se cado muoio. Non è da farsi vedere io vado senza cintura o senza guanti, così, perché se ci tiene un po' la tua persona cerchi di adattare un po' tutti i tuoi sicurezze. Alcune volte tipo giornate del genere che fa caldo è più tipo pesare. Questi lavoratori, provenienti da diversi cantieri, di età tra i 24 e i 45 anni, stanno seguendo un corso nel campo lavoro della scuola edile di Bergamo. Ogni anno alla scuola edile passano 4.000 persone per fare formazione. Soprattutto negli ultimi anni si è molto puntato sulla formazione per la sicurezza. Più della metà, 2.000, la seguono, è obbligatoria. Poi ci sono i corsi dedicati alla formazione, quelli per gli operatori edili dopo la licenza media e infine l'apprendistato, impartiti dalla scuola attraverso lo SFE, Sicurezza e Formazione Edilizia. L'atteggiamento da combattere è quello che per il quale la sicurezza è un inutile orpello. La sicurezza è un elemento essenziale del lavoro, soprattutto un lavoro particolare come quello in cantiere. Oggi nel comunicare il tema sicurezza ci sono ricerche, studi e proposte che chiedono di tener conto del fattore umano, dell'elemento psicologico, culturale e sociale. Un progetto pilota dell'Università di Bergamo del 2010 propone delle linee guida per la formazione dopo aver interrogato alcuni capi cantiere ed analizzato i repertori culturali di rischio nel contesto professionale edilizio. C'è poi un libro del 2009 di Carlo Bisio dal titolo inequivocabile Psicologia per la sicurezza sul lavoro. La stessa INAIL ha pubblicato progetti di lavoro che vanno in questa direzione. Si invita a mettere al centro della discussione non tanto i principi normativi o tecnici della sicurezza, ma la percezione conseguente applicazione da parte del lavoratore. Spesso, si spiega, i comportamenti si basano su esperienze personali, sul sapere accumulato da altri operai nel tempo, su convinzioni trasmesse da colleghi, su trucchi del mestiere. La cultura della sicurezza parte sin da giovani, la scuola edile lo fa, nessuno è invincibile e tutti sanno che sono tutti soggetti a rischi. Se non fai formazione o roba del genere non fai parte neanche del campo dell'edilizia. Quando ti spiegano, ti fanno vedere i filmati, ti fanno capire che la tua vita è la più importante di tutti, devi mettere le cose in sicurezza.